summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? Un sereno a tutti i panozzi di ieri e soprattutto di oggi, in particolar modo ai sostenitori della mia pagina ufficiale Paninaro di Facebook. Eccoci ritrovati al 18° appuntamento di Paninaro, dove dedico come di consueto parte della puntata al fumetto mensile ricorrente. Oggi lo spazio è riservato al fumetto Paninaro numero 18, pubblicato nel mese di giugno del 1987. In questo numero si trovava in omaggio un tostissimo Cucisivo della serie della Edifumetto da spararsi su auto o moto. All'interno la storia si intitola American Football, yeah! Troviamo poi subito nelle primissime pagine il pan look ed inaspettatamente scopriamo già la rubrica ricorrente con tanto di foto a colori dedicate ai paninari di una città d'Italia presa campione. In questo mese vediamo sotto i riflettori Bergamo, con le disco giuste, i locali più in dove spararsi i paninazzi, le pan company ed i negozi più galli con i marchi storici più prestigiosi. Non manca la coloratissima pagina della Panino Art e della Panino Shake, con la foto di Ludovico di Genova, che veste regolare ed indossa una felpa dell'americanino. A volte mi chiedo che fine avranno fatto tutti questi convintoni e di che stato si troveranno oggi? Infine scorgiamo all'interno del fumetto, come di routine, la pagina della Panino News, la Panino Parade, il Panino Oroscopo, non manca lo spazio della Panino Posta e per finire l'interessante angolo riservato al Panino Market, dove troviamo Wilma che vende le Timberland e Tiziana che cerca un bauletto da postina della Neoleari, con tanto di numero telefonico. A volte credetemi, oppure la tentazione di chiamare. Oggi lo spazio riservato alla rubrica lo voglio dedicare al cowboy della Rosa Rossa. Parliamo di El Charro. Il merito del mito arrivato in Italia spetta a Marcello Murzilli. I giovani negli anni 80 lo conoscevano come l'uomo El Charro, colui che importava dall'America tutto ciò che era davvero americano, dai camperos ai cinturoni, dalle borchie ai guanti e di jeans in tela dura davvero cowboy. Marcello Murzilli è di origini romane, nasce nel 1948 e da 19 anni lasciò l'Italia per fare esperienze in giro per il mondo e ritornò dopo anni portando con sé oggetti che ben presto diventarono un mito nell'abbigliamento dei giovani. Insomma, quest'uomo era considerato l'Indiana Jones della moda, possedeva a 38 anni ben 22 negozi nelle più importanti città d'Italia ed uno addirittura a Parigi, creatore di simboli che dal 1976 catturarono il cuore ed il guardaroba di teenagers. Oltre che Roma e Parigi, ricordiamo i punti vendita noti per la maggiore di Milano, Cortina, Varese, Bergamo, Monza, Verona, Padova, Vigevano, Torino, Parma, Bologna, La Spezia, Rimini, Anzio, Porto Rotondo, Napoli, Bari e Cagliari. Questo personaggio cercava di anticipare gli altri, perché quando costruisci uno status symbol devi essere il primo e lui ci riusciva grazie al contatto stretto che aveva con i giovani. El Charro in spagnolo significa cowboy, ma l'ideologia di Marcello Marzulli era di catapultare il passato nel futuro, valorizzando i piaceri dell'avventura, passando con molta disinvoltura dalle praterie ai college. Lo storico emblema di El Charro, come ben saprete, era la Rosa Rossa, simbolo di forza ed estroversia, come lo era lui stesso nella sua vita, felice e attento ai gusti e ai miti degli adolescenti. Alcuni dati storici forse vi faranno riflettere. Pensate che quest'uomo nel 1976 riuscì ad importare in Italia 250.000 cinture fabbricate in Oklahoma in 80 tipi differenti e ben 200.000 stivali camperos prodotti nella fabbrica messicana di Valverde, così diversi dalle calzature che allora erano di moda che colpirono subito i più egocentrici e destrosi. Questi stivali in cuoio duro, grezzi ed indistruttibili pesavano ben 2,5 kg. Addirittura in collaborazione con la Nava realizzò un casco jet targato El Charro, modello Great Outdoors imbottito in morbido cuoio color savana. Il suo primo storico negozio fu quello di Roma e chi racconta quei periodi di successo vissuti nella capitale rammenta l'infinita fila di ragazzi davanti al suo store. Però non è stato così semplice arrivare al successo, perché Marcello Marzulli lasciò a soli 19 anni famiglia e studi per recarsi i primi 2 anni a Londra, poi in giro per il mondo, ma la sua scelta lo condusse all'America, attraversò solo con la sua Jeep il Messico, l'Argentina ed il Perù, alla ricerca di gente e storie diverse. Ovviamente tutto questo era spinto da questa sua forte passione verso i camperos del Messico, dalle cinture dell'Oklahoma e dai giubbotti del New Jersey. La sua filosofia di vita era dettata dal fatto che per lui la moda era un gioco ed El Charro era il modo giusto di trasmettere l'allegria di vivere alla gente.
Siamo anche oggi giunti al termine di questo 18° appuntamento di Paninaro. Sperando che questo programma sperimentale sia sempre più ricco di nobili ed interessanti rubriche, vi rinnovo l'invito a seguirmi su Facebook, alla mia pagina Paninaro, che conta quasi 3.000 utenti, dove ogni giorno potrete curiosare post e foto dedicati alle news del mondo Paninaro. Un cordiale e sereno saluto a tutti i galli, Bircida!